chi lavora qui a Londra deve per forza avere un conto inglese? O va bene anche una carta italiana come la PostePay? Oggi cerchiamo di rispondere a questa domanda. Aspetta, non ti stai dimenticando niente? Ah, certo. Sigla? Sigla. Sinteticamente rispondiamo dicendo che sì, è necessario avere un conto inglese per il pagamento dello stipendio in Inghilterra, a meno che non optiate col consenso del datore di lavoro per avere uno stipendio pagato in contanti. A prescindere da questo, però, non c'è nulla da temere, perché si può aprire un conto in banca a Londra in modo facile e senza spendere nulla. Come funziona il pagamento dello stipendio in Inghilterra? Se le tue domande sono: chi lavora qui a Londra deve per forza avere un conto inglese? O va bene anche una carta italiana? Sappi che dipende tutto dalla metodologia del pagamento dello stipendio in Inghilterra. Le aziende infatti pagano in genere ogni settimana oppure ogni 15 giorni, quindi capisci molto semplicemente da te come inviarti ogni 7 giorni una certa cifra su un conto che non è dello stesso paese e magari nemmeno dello stesso gruppo bancario di riferimento implichi dei costi extra che ovviamente sono onerosi per la banca erogante. L'unica soluzione, come già anticipato, potrebbe essere quella di pattuire uno stipendio pagato in contanti. La domanda che però mi sorge spontanea è: per quale motivo devi renderti meno appetibile per un'eventuale assunzione? Non ha senso. Avendo un'esperienza manageriale abbastanza consolidata, posso garantire che chiunque crei ostacoli durante la quotidianità amministrativa del business rappresenta un qualcosa da eliminare. Con questo che cosa voglio dire? Non conviene affatto complicarvi la vita per nulla. Se poi pianificate di tornare in Italia e volete chiudere eventualmente il vostro conto bancario inglese, non ci vuole assolutamente niente. Vi basterà recarvi in una banca e in pochi minuti potrete richiedere la chiusura del conto. Per questo statemi a sentire, apritevi il conto in banca e non pensateci più. Ora che hai capito che è necessario avere un account bancario UK, vediamo quali documenti occorrono per aprire un conto in banca a Londra in maniera del tutto semplice. Abbiamo già scritto un articolo al riguardo, ma diciamo che in linea di massima hai bisogno solamente di due documenti: il passaporto valido o anche la carta d'identità e una proof of address, ossia una prova di residenza che dimostri che effettivamente stai vivendo nel Regno Unito. Tra queste prove di indirizzo puoi sicuramente portare un contratto di affitto, la patente di guida, se l'hai presa in UK, la domiciliazione delle bollette per esempio, oppure la council tax. E anche per oggi è tutto, mi raccomando, metti un bel mi piace e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ci vediamo nel prossimo video e ciao! Ciao!